Ringraziamo il sindaco di Cuneo. Chiamo a intervenire l'onorevole Maestri del gruppo di Sinistra Italiana Possibile. Vi ringrazio per la presenza. Grazie Massimo, buongiorno a tutti. Io sono Andrea Maestri, sono deputato, membro come Alfonso della Commissione Giustizia, quindi non mi occupo prevalentemente del tema della casa, ma in generale dei diritti dei più deboli sempre, perché diciamo che questo è il filo rosso che guida un po' le politiche del nostro piccolo ma incazzatissimo partito che si chiama appunto Possibile e che spero conosciate. Se non lo conoscete, interrogate e andate a cercarlo su internet, vedrete tutto quello che stiamo facendo. Tra le altre cose, nel mese di febbraio di quest'anno abbiamo fatto una iniziativa molto bella a Roma, che è la Costituente delle Idee. A questa Costituente delle Idee ha partecipato per l'Unione Inquilini Massimo Pasquini. All'interno di quella Costituente delle Idee, insieme a Federica Fottino e a David Tozzo, che sono nostri militanti e sono anche persone molto esperte in queste materie, abbiamo ragionato molto approfonditamente sul tema del diritto dell'abitare. E tra le cose che sono nate proprio da quella discussione, che abbiamo come partito, come Possibile, abbiamo voluto raccogliere come proposta molto concreta per provare a dare anche delle soluzioni, perché mi pare insomma che sull'analisi, sugli aspetti critici sia della legislazione che soprattutto anche dell'implementazione di politiche concrete utilizzando i mezzi che la legislazione ci dà, compreso l'articolo 26,1 bis, di cui tanto abbiamo parlato questa mattina, si pone appunto anche un tema di risorse. Quindi è necessario da un certo punto di vista coraggio nell'individuare metodi, misure per recuperare risorse e anche un po' di creatività. In questo l'Unione Inquilini ci ha aiutato, perché insieme a Massimo Pasquini abbiamo costruito una vera e propria proposta di legge che abbiamo già depositato. Ecco, spero che quello che diceva prima Alfonso Bonafede del Movimento 5 Stelle possa applicarsi come metodo civile, democratico, parlamentare, di buona prassi parlamentare anche su questa nostra proposta di legge, cioè che possa essere condivisa, portata avanti e possa avere uno sbocco concreto e quindi utile per tutti. Dicevo, abbiamo scritto questa proposta di legge, che è la numero 4401, depositata il 31 marzo di quest'anno. Cosa dice questa proposta di legge? Questa proposta di legge propone di recuperare risorse concrete, immediatamente spendibili, attraverso questo meccanismo. Come sapete, quando un conduttore prende in locazione una casa, un appartamento, deposita, fa il famoso deposito cauzionale al locatore, al proprietario dell'immobile, normalmente 3 mensilità. Abbiamo pensato che piuttosto che versare, consegnare questo deposito cauzionale di 3 mensilità nelle mani del proprietario, che comunque considera queste 3 mensilità un onere, e di fatto un onere sono, perché in ragione di anno alla fine del rapporto locativo devono essere restituiti al conduttore, salvo ovviamente le detrazioni se ci sono danni all'immobile o altro, ma devono essere restituiti con gli interessi legali, che come sapete le banche danno anche molto meno degli interessi legali al proprietario che tiene accantonato questo piccolo gruzzoletto. Ecco, abbiamo pensato che invece che versare queste somme ai proprietari, i conduttori li possono versare direttamente al comune o all'agenzia per la casa eventualmente istituita dal comune. Quindi questi fondi, queste risorse che rimarrebbero immobilizzati nei conti correnti dei privati proprietari di immobili, vengono convogliati in questo fondo e consentono di realizzare insomma un piccolo patrimonio immediatamente a disposizione per una progettualità abitativa nel territorio, per realizzare nuove edilizie residenziali pubbliche, eccetera. Abbiamo anche provato a darci dei numeri. Se le persone che conducono in locazioni immobili da privati in Italia sono circa 3.200.000 e immaginiamo, stando bassi, bassissimi, quindi essendo molto pragmatici e molto realistici, canoni mensili di 300-350 euro, quindi depositi cauzionali intorno ai 1.000 euro, comprese le 3 mensilità, e moltiplichiamo appunto
per 3.200.000 conduttori in locazione, riusciamo ad immaginare concretamente, insomma, un bruzzolo non indifferente per il nostro paese, 3.200.000.000 di euro, che potrebbe in qualche modo riattivare il meccanismo sui singoli territori. Ecco, questa è una proposta concreta. Come è possibile, ovviamente ci interroghiamo anche, poi se volete entro un po' più nello specifico, è evidente che non tutte le risorse che saranno convogliate sul fondo comunale potranno essere destinate, reimmesse, diciamo, nell'economia del territorio per creare nuove edilizie residenziali pubbliche. Noi abbiamo immaginato che almeno il 60% di questo fondo venga utilizzato per creare nuove edilizie residenziali pubbliche, ma che almeno il 20% invece rimanga all'interno del fondo, ovviamente perché a fine locazione questi soldi devono essere restituiti ai conduttori, salve eventuali detrazioni. Però crediamo che anche questa funzione, come dire, dell'ente pubblico territoriale, del comune che è più vicino ai cittadini, possa anche essere un elemento di maggiore garanzia per entrambe le parti contrattuali del rapporto locativo. È una proposta concreta, pensiamo che possa essere utile appunto sul piano molto concreto della pochezza di risorse con le quali gli enti locali si misurano da tempo, e credo appunto che sia una di quelle forme di creatività che in qualche modo dobbiamo mettere in campo se vogliamo dare risposte concrete dopo 9 anni ininterrotti di crisi economica, di crisi sociale, che ci consegna uno scenario praticamente post bellico, desertificato da tanti punti di vista. Per quanto riguarda l'articolo 26,1 bis, come è possibile, avendo ovviamente i nostri comitati diffusi su tutto il territorio nazionale, abbiamo pensato, insieme a dei Tozzi in particolare che coordina questa nostra campagna, di girare per le città, di raccontare questa norma che ha delle potenzialità molto significative, molto concrete per lo sviluppo del territorio, per una risposta al bisogno abitativo così impellente. Quindi ci mettiamo a disposizione come partito, sempre nel nostro piccolo ma sempre molto concretamente, per andare in tutte le città a raccontare questa norma e soprattutto per attivare meccanismi di partecipazione dal basso. Su questo vorrei concludere proprio dicendo che la norma in qualche modo, a mio modo di vedere, rappresenta una positiva esplicazione di quello che dice in maniera quasi perentoria l'articolo 2 della Costituzione italiana. La Repubblica chiede non solo alle istituzioni, ma ad ogni cittadino, alle associazioni dei cittadini, alle formazioni sociali, l'adempimento di doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Questo è un modo molto concreto per adempiere a quei doveri inderogabili di solidarietà economica tra cittadini, e credo che siano proprio i cittadini, le formazioni sociali, anche i partiti politici, perché no, a doversi mettere in campo, ad attivare meccanismi di partecipazione dal basso che consentono appunto ai cittadini di fare pressione sui comuni perché si facciano appunto portatori di progetti concreti per l'attivazione di quel meccanismo molto virtuoso. Ecco, questo è il contributo, forse piccolo ma molto concreto, e quindi io credo prezioso per la causa comune che stiamo affrontando, che è possibile vuole dare attraverso il nostro lavoro. Grazie.